Salve a tutti, io sono un gamer e benvenuti in questo nuovo video. Probabilmente qualcuno di voi potrebbe aver notato che sono in leggerissimo ritardo con il video di ringraziamento dei donatori di Spespec, calendario di Windows, aiutami tu, siamo a novembre. Io devo ancora ringraziare i donatori di settembre e quelli di ottobre. Con quelli di ottobre sono ancora giusto, diciamo. Quelli di settembre sono giusto in ritardo di circa 5 settimane. Allora, ho una valida giustificazione, non me la sto inventando. Quando faccio questi video, di solito, prima di ringraziare i gentilissimi donatori che hanno condiviso con me il loro sudato stipendio, la paghetta datagli dalla nonna e via dicendo, diciamo che parlo di un argomento in generale. Tendenzialmente è il Delon Gamer che si lamenta della sua vita sfigata perché mai è una gioia, però volevo variare un attimino, volevo parlare magari di qualcosa di nuovo, anche se sti video, ammetto, sono quelli che vanno peggio. Non in termini di visual, mi aspetto che non in tanti vogliono sentire il Delon Gamer che parla di cose a caso. La gente è qui per il gameplay, Delon Gamer, non ce ne frega niente della tua vita. E per inciso qualcuno l'ha detto: ah, ma io non vengo qua per sentirti lamentare della tua vita, io vengo qua per cercare di tirarmi su. E vabbè, ci saranno 10 video in cui mi lamento, ce ne sono 2600 in cui faccio il pirla, vai a vedere quei 2600, dico io. Ma no, la gente deve venire a stracciarti la minchia, se no non è contenta. Tanto questo video posso anche dire le parolacce, perché tanto anche se non viene monetizzato ci guadagno 50 centesimi normalmente. Ma vabbè, dettagli. Dicevo, questi video purtroppo sono poco seguiti e la gente di media dopo 3-4 minuti dice: ma che due maroni, aspetta che me ne vado. E ammetto, sta cosa un po' mi aveva depresso, perché mi temevo io di essere un po' troppo noioso ed è difficile trovare un argomento di cui parlare che riguardi più o meno il canale e ovviamente anche il settore gaming senza diventare troppo off topic. Non posso mettermi a fare, che ne so, ehi ragazzi, vi espongo la top 10 dei metodi migliori per fare le carezze ai gatti. Cioè, ok, potrebbe essere un argomento interessante, non dico di no, ma nessuno viene dal Delon Gamer per sentire come si fanno i grattini ai gatti, per quanto il Delon Gamer sia un esperto internazionale di grattini ai gatti. E no, non sto scherzando. E pertanto ho passato buona parte del mese di ottobre, magari la mattina lì mentre mi facevo il caffettino, mentre preparavo il pranzo o altro, a cercare un argomento di cui parlare, che ci crediate o no, non mi è venuto in mente nulla. Ammetto che negli ultimi mesi, anzi dallo scorso anno esattamente, sto avendo numerose difficoltà a mantenere i ritmi di lavoro, perché lo sapete bene, prima lavoravo 400 ore al mese per YouTube, poi ho avuto il fuoco di Sant'Antonio e da allora è come se il mio cervello non riuscisse più a essere in modalità turbo tutto il tempo. L'ho, diciamo, sforzato per troppo tempo sia il mio corpo che la mia mente e adesso faccio molta molta fatica ad andare avanti con la mia vita quotidiana lavorativa. Però tiro avanti, cerco di non far trasparire che ogni tanto magari sto poco bene, soffro di mal di testa, non dormo la notte. Ho detto che non doveva essere un video in cui mi lamento, ok. Cerchiamo di... Vedete che ogni tanto l'argomento poi mi piglia. Sento già l'iscritto che dice: ecco, l'hai visto, vedi, l'ho detto che si lamentava, io sono qui perché voglio la felicità. Ciccio, vai a sniffare cocaina, non lo so, vai a prendere a testate i camion in autostrada, fa qualcosa, non rompere la ciolla nei commenti. Ma vabbè, dettagli, sto di nuovo finendo fuori argomento. Allora, ritornando effettivamente al tema principale, a ottobre ho cercato effettivamente di portare qualcosa di nuovo sul canale, perché onestamente gameplay, ragazzi, non sta più uscendo nulla. Questo 2019 davvero la scena indie è stata di una tristezza infinita, non ci sono più i bei giochi che riuscivo a portarvi un tempo. È altresì vero che la gente oltre i 5 episodi di una serie di solito non va. È praticamente impossibile riuscire a fare una serie al giorno d'oggi. Cioè, abbiamo Ark che ci avrò fatto 230 episodi e ancora va benino, per quanto io ammetto mi sono un po' rotto le balle, scusate la franchezza, ma ci ho passato, credo, 1500 ore su Ark. Non si può. So che in tanti vorrebbero vedere anche andare avanti in Ancestors, ma ragazzi, abbiamo praticamente fatto tutto, visitato tutti i biomi, affrontato tutte le creature. Dopo un po' diventa noioso e ripetitivo, volevo portare qualcosa di nuovo. Però ammetto, far partire nuove serie ultimamente è stata un'impresa praticamente impossibile. Non sto scherzando, già il primo episodio va malissimo. Provi a tirare avanti qualche altro episodio, ma niente, la serie non si riprende, il CPM di YouTube fa schifo e purtroppo le bollette da pagare, affitto, luce, gas, tasse dello Stato e via dicendo, sono sempre in agguato. A loro non gliene frega se la serie è andata male, non è che dicono: ah vabbè, Delon Gamer tranquillo, paghi il mese prossimo, dai che andrà meglio. No, cioè, lasciamo stare che è meglio. Anzi, siamo anche a novembre che è mese di pagamento delle tasse, yay! Prepariamo la vasellina. Ma vabbè, pertanto ad ottobre mi sono concentrato su altri contenuti da poter portare sul canale in attesa che uscisse qualcosa
di decente e mi sono ricordato che avevo anche una rubrica di video recensioni che la gente pensa, ma ti hanno pagato per fare quei video? Non mi hanno mai pagato neanche 50 centesimi bucati per fare una video recensione, le ho fatte tutte gratuitamente perché avendo lavorato per mille anni come tecnico informatico, lo ammetto, ricevere prodotti di natura informatica, elettronica e via dicendo e fare una video recensione mi piace, onestamente mi diverte, mi appassiona effettivamente, ho lavorato anche come insegnante per tutta la vita, quindi mi piace parlarvi dei vari prodotti. Ovviamente i miei video sono, sono di qualità molto casalinga, voglio dire, li registro col cellulare che c'è una fotocamera che fa la tristezza assoluta, dietro c'è la trapunta che normalmente avevo sul letto, ma lasciamo stare, il microfono e quello d'interno del cellulare. Potrei investire soldi per prendere una fotocamera reflex, un microfono, sì, non dico di no, il problema è che, ribadisco, queste recensioni sono gratis. Magari qualcuno dicesse, ehi DeLong Gamer, ti do 10 euro per recensire il mio nuovo bellissimo mouse che tutti i gamer devono avere con 8022 effetti di luce bellissimi, perché sono gli effetti di luce quello che contano nel settore. Sì, come no, vabbè, lasciamo stare. Ecco, il problema è che non solo nessuno ti paga, ma già riuscire a entrare in contatto con una ditta ragazzuoli è un'impresa titanica. Ora, abbiamo quasi raggiunto il mezzo milioncino, speravo effettivamente di essere un attimino più notabile, di contare un attimo sulla scena internazionale, e così ho contattato, aspettate che c'ho un file di Excel con riportato tutti i contatti, ho contattato 94 ditte che producono di tutto, dai case, i mouse, le tastiere, alimentatori per computer, sedie da gamer, cuffie, controller, microfoni, telecamere, mini PC, router per gamer, smartwatch addirittura, soundbar, di tutto. Ho contattato praticamente chiunque. Volete sapere di quanti sono? 94-95 ditte, quanti mi hanno risposto? Non risposto positivamente, quanti si sono degnati di rispondermi? Circa 15. Quindi circa il 15% delle email che io ho mandato là fuori hanno ricevuto risposta, le restanti sono state completamente ignorate. Ora, di queste 15 email, sapete quanti mi hanno detto sì, ti mandiamo qualcosa? Meno di 10, no, non sto scherzando. Quindi praticamente su circa 100 email, il 10% è stato disposto a mandarmi un loro prodotto. E in verità volevo cercare di far partire questa rubrica delle recensioni perché prima di tutto mi permetterebbe anche di ottenere, tra virgolette, gratuitamente, visto che io non sono pagato e l'unica merce di scambio è il prodotto stesso che ricevo, mi permetteva di ottenere dei prodotti che potevo utilizzare nel mio lavoro per cercare di migliorare poi il servizio che offro a voi iscritti. E soprattutto ogni volta che mando una mail a una ditta chiedo anche se possono fornire un ulteriore prodotto a scelta tra quelli che vendono da mettere in palio per un contest, per un giveaway e via dicendo, perché mi piace che anche voi abbiate qualcosa, e non sono molti effettivamente gli youtuber che lo fanno, quindi è una sorta di, tra virgolette, quasi regalo da parte mia, perché non è che rimetto io di tasca mia, voglio dire, ci rimette la ditta, dicevo, è quasi un regalo che io faccio per dimostrare quanto apprezzo il sostegno che mi date ogni giorno. E un'altra cosa triste è che alcuni di quelli che ti rispondono ti dicono, sì sì, io ti mando il prodotto, te lo lascio 2 settimane, tu mi fai la video recensione e dopo me lo rimandi indietro. Cioè, fammi capire bene, quindi tu mi mandi il tuo bellissimo prodotto, io ho l'onore di farti pubblicità gratuitamente, il prodotto non mi resta, tu te lo riprendi indietro e quindi io ho lavorato gratis perché tu non mi paghi, non ho nessuno che paga me, le pubblicità di YouTube praticamente mi fanno guadagnare 2 euro da una video recensione e cioè, tu hai tutto di guadagnato e io nulla, ditta. È così che funziona, eh? Voi non avete idea? La stragrande maggioranza delle ditte hanno questa politica. Ti sfrutto perché tu sei, tra virgolette, famoso, influencer e via dicendo, non ti pago e non ti lascio neanche il prodotto da recensire. E io, quando ci sono queste condizioni, semplicemente dico, guardi, è stato un piacere, la ringrazio di avermi contattato, ma purtroppo io a questa politica non aderisco. E tante grosse ditte, grosse intendo multimilionarie, centinaia di milioni di euro, dollari di valore della ditta stessa, adottano questa politica. Cioè, avete capito, non stiamo parlando di una piccola ditta padre-figlio che a malapena riesce a fare galla, che capirei, onestamente. Qui stiamo parlando di multinazionali che lavorano in tutto il mondo. Vabbè, facciamo finta di nulla. Purtroppo io speravo effettivamente di far partire alla grande una rubrica. Mi stanno arrivando un po' di prodotti, ho delle nuovissime cuffie della Sennheiser che sono bellissime, me ne hanno anche date 2 da mettere in palio. Avete visto che abbiamo recensito i microfoni della Rode, bellissimo peraltro, se vi siete persi la recensione andate a guardarla, è uscita 2-3 giorni fa e anche lì c'è un microfono in palio. Mi è arrivato un cellulare entry level economico, ma pian pianino voglio cercare di entrare anche nel settore cellulari, ma nessuno manda nulla, cioè ragazzi, stiamo parlando che gli youtuber italiani
italiani da 1,5 milioni, 2 milioni, manco a loro mandano la roba, quindi io sono stato anche fortunato. Mi dovrebbero arrivare dei mini proiettori, vediamo anche lì se riesco a fare un contest, non li ho ancora chiesto, adesso vediamo pian pianino quello che riesco a organizzare. Mi arriva qualche nuovo case, power bank, qualche speaker bluetooth, adesso vediamo anche lì se riesco a organizzare qualcosina. C'è una recensione di una sedia che dovrebbe uscire fra qualche giorno, sedia da gamer, sì, la sesta ragazzi, mi è arrivata la sesta sedia da gamer e ne ho chieste altre. Ho la casa piena zeppa di sedie da gamer che purtroppo non posso vendere perché pesano 30 kg e non le posso rimettere dentro lo scatolone, sono bloccate sul supporto, porco cane. Se vi ricordate, qualche mese fa vi ho fatto un contest per una sedia della Sharkoon, ecco, quella sedia è quella che poi il vincitore ha ricevuto, quindi non solo a me non è rimasta la sedia, ma ho dovuto anche trovare un modo a martellate di cavare la sedia dal supporto senza rovinarla. Ho fatto un lavoro eccezionale, ma non vi dico perché sono stato molto attento a non schiacciare troppo quando stavo montando il tutto, e ho dovuto anche spendere 30 euro di tasca mia per mandarla al vincitore. Quindi non solo non mi è rimasta la sedia, non solo ma non mi hanno pagato, ho dovuto pure sborsare io i soldi. Ma vabbè, il signor Claudio, credo che fosse, che ha vinto la sedia, era signore, era un ragazzino di 13-14 anni, felicissimo, e almeno voglio dire ha ottenuto la sedia, sono contento per lui. Ma c'è, io vi giuro ragazzi, questo lavoro sono più preoccupazioni e porchi che altro. Ma vabbè ragazzi, si tira avanti nella speranza che un giorno possa migliorare, per quanto YouTube sta peggiorando sotto tutti i fronti, è una cosa incredibile. Allora, se avete letto peraltro il messaggio che vi ho lasciato nei post della community, sapete che il DeLong Gamer ha il tag creatore, la Epic mi ha contattato e mi fa: ma scusa, sei uno youtuber figo e famoso, ma prenditi questo tag creatore, che così la gente poi può fare gli acquisti, mette il tag quando fa gli acquisti e noi ti paghiamo. E quindi, yay, qualcuno mi paga, cioè ogni volta che voi spendete 10 euro, probabilmente io ne piglio 20 centesimi, per dire. Ma vabbè, non comunque 20 centesimi che fa un brodo, poi bisogna pagarci anche le tasse, voglio dire, lasciamo stare, siamo in Italia, paghi tasse su tutto. Ah, che bella boccata d'aria, guardi, salve, sono un esattore fiscale italiano, fanno 5 euro per la boccata d'aria. Ah, che bello, la prossima volta smetterò di respirare. No, non si azzardi a morire, che se no non mi paga più tasse. Scusi, signore esattore, sono stato egoista. Pertanto, quando fate acquisti sull'Epic Store, se alla fine mettete il tag Lone Gamer, una piccola percentuale andrà a me, tranquilli, non sono soldi vostri, ribadisco, sono soldi della Epic, ok? E vi dirò, sto anche cercando di stabilire qualche rapporto con le grosse case di sviluppo dei videogiochi, magari ti mandano qualche collector che si può fare una bella unboxing. Avete visto che l'anno scorso abbiamo avuto quella di Hitman 2 con la valigetta, che è stata bellissima, madò, c'è stata anche quella di Rage 2, ci sono state tante collector carine, però le ditte più grandi ancora non rispondono poco, cioè io non capisco perché ricevono le mail, le leggono e le ignorino, cioè almeno dimmi no, mi fai schifo, io con te non voglio lavorare, almeno lo apprezzo, tolgo la tua ditta dalla mia lista di gente a cui rompere le balle di tanto in tanto per vedere se riesco a farci una collaborazione, e vi sarò tutti felici e contenti. No, proprio ti ignorano, ma vi giuro, una cosa davvero irrispettosa. Ma vabbè, c'è poco da fare, purtroppo è così il mondo d'oggi, con la globalizzazione e il resto siamo granelli di sabbia, non contiamo nulla, e il rispetto è una qualità davvero in via d'estinzione, anzi quasi praticamente estinta. Cioè io capisco che ditte grosse come ad esempio, che ne so, la Samsung, HP, Google, Microsoft, Acer e via dicendo, mi ignorino perché grazie al cavolo sono ditte gigantesche, che gliene frega loro di andare a farci pubblicità tramite uno youtuber. Però la cosa strana è che ho contattato anche ditte orientali, che voglio dire, tanta pubblicità in Italia non la ottengono, e magari fanno anche prodotti buoni, perché di solito prima di chiedere una collaborazione controllo la reputazione della ditta, dei suoi prodotti e via dicendo. Oh, manco ti rispondono. Gli fai un servizio praticamente gratis, loro hanno solo il costo di produzione del prodotto. Un prodotto che voi pagate 100, ragazzi, in realtà alla ditta è costato 20, probabilmente. Quindi se io ti chiedo un prodotto da 100, non ci rimetti 100, ci rimetti 20. E se uno solo delle persone che ha visto il mio video compra il tuo prodotto, tu ci hai guadagnato 5 volte rispetto a quanto hai speso, perché 20 per 5 uguale 100. Ma la gente non ci arriva, non avete idea delle ditte che dicono: no, guarda, purtroppo non ho materiale da spedire per il marketing, e mandare uno normale. Cioè, sei tu che li produci, porco cane. C'è anche le ditte che fanno i videogiochi, mandano i codici limitati a chi poi li diffonde a tutti gli influencer e via dicendo. Ma che, mica c'hai la macchinetta che ti dà i codici che la devi pagare, santo cielo? Sono codici generati randomicamente associati a uno specifico gioco, lo fai tu il gioco. No, non avete idea di quante volte mi dicono: sai, ci hanno mandato pochi codici. Ma perché? Ma è stupido, pubblicità gratuita per i videogiochi, lì non c'è neanche costo effettivo. È
prodotto digitale. Cavolo, di tosse nervosa mi passerà prima o poi. No, vi giuro, più contatto le varie personalità nel mondo e più mi rendo conto che come razza davvero a volte siamo completamente privi di senso logico. Ma bando alle ciance e vediamo finalmente con un leggerissimo ritardo di ringraziare i donatori di settembre 2019. Prima di tutto abbiamo un nuovo top donor dell'anno 2019 che si chiama Kaneki. Fino a prima avevamo Lince e adesso è stato sostituito dal grandissimo Kaneki. I 5 top donor di settembre 2019 invece sono Maxim65x2, Naimi Lavellan, Dandelion86, Terminator20016 che mi ha chiesto anche di salutargli la nipotina che si chiama Unicorno Spaziale. Ciao Unicorno Spaziale! Kaine Last. E tutti gli altri donatori invece sono Petardo238, Mirk P che ha donato ben 3 volte, aspetta questo è complicato, Dani101013, poi abbiamo Lifa, Rob Pike per 2, Tommy1992, Re Artù King, Sara e Marta e Er Procione. Ora passiamo ai donatori di ottobre 2019. In realtà non penso che ci metterò più di tanto, visto che giustamente ci sono solo 3 persone, perché il colpo del DeLong Gamer che si è dimenticato di fare i video di ringraziamento Brighella. Pertanto, il top donor dell'anno rimane giustamente Kaneki, mentre invece i 3 top donor di ottobre 2019, non siamo neanche arrivati a 5, sono Mirk P, Kaine Last e Leo Skyrimark. Ragazzuoli, mi scuso ancora una volta se il video di ringraziamento è stato rimandato, come ho detto, volevo avere delle buone notizie, ma sta storia delle sponsorizzazioni, chiamiamole così, mi ha richiesto davvero una marea di tempo. Credo di averci dedicato forse 70-80 ore, cioè ho cavato ore al sonno, tranquilli, tanto ormai dormire, voglio dire, è un optional. Buono, dai, mi scuso ancora una volta, spero che comprenderete i casini della vita del povero DeLong Gamer. Ringrazio tutti quelli che sono riusciti a donare e tutti quelli che ogni giorno supportano il canale con la loro presenza, i commenti e via dicendo. Lasciate un bel mi piace se anche voi state morendo di freddo perché novembre è arrivato e porca di quella porca se fa freddo. E noi ci vedremo nel prossimo video. Stavolta proverò a essere un attimino più regolare e in tempo, ok? Ciao ciao!